Mi piacerebbe fare una mostra così, il quadro di arrivo e poi il percorso con delle comparazioni, cioè come le farò vedere, ci saranno alcune opere le fatte con lo stesso soggetto, diverse tecniche. Lei è nata come scultrice, ha fatto l'Accademia di Scultura. Il professore, che era ogni tanto mi manca Baglioni, la voleva con sé. Lei ha trovato un ostacolo, mio padre non ha voluto. Allora erano tempi strani, istruzione poca. Lei si è arrabbiata moltissimo, ha abbandonato ogni attività di tipo artistico. Si è dedicata all'insegnamento e altre cose. Faceva arredamento di antiquariato, ha fatto delle cose molto belle, anche se lei non voleva che si vedessero. Dopo 10-12 anni ho cominciato io a insistere, dico, ma riprendi, perché sono un peccato, solo che fare scultura era un problema. Ho cominciato pittura e poi è andata avanti, e poi ho fatto incisione, poi ho fatto acquerelli e via dicendo. Ogni cosa che facevo secondo me era molto bella. Se vuole facciamo un giro, sì, a vedere le cose. Le prime tipo di oli ricordavano la scultura, cioè la scultura allora si faceva ovviamente con figure, e quindi molti quadri inizialmente sono oltre che quelli con i quali imparava. Poi pian piano è passata a figurazione più astratta e poi sempre più astratta. Di là le farò vedere delle cose intermedie e poi quelle astratte proprio sono di questo tipo, ecco, insomma, no? Bellissimo. Quindi completamente. E qui, queste sono anche molto ispirate alla musica, vero? Ispirate molto alla musica, okay, perché era molto sensibile alla musica, qualsiasi cosa lei era in grado di cantare. Qui ci sono appunto queste incisioni che ho portato in questa maniera. La bambina era una cosa straordinaria, la bambina. Lei si immagini che noi avevamo un posto, c'era un terrazzo e sotto c'era la cantina. Il terrazzo, lei a 6-7 anni, aveva ricevuto degli pastelli, si è messa, si immagini che roba a quell'età, senza nessuna istruzione, senza niente, ha fatto 9 riquadri, 3, tutti uguali, perfettamente ordinati, entro cui ha schematizzato il tulipano e poi dando il colore a diversi petali con colori diversi, facendo tutti i colori diversi in tutte le combinazioni diverse di tutti i colori, una cosa stupefacente. Ad esempio, quello è il disegno preparatorio per questa, ah, ecco, per questo quadro, vero? Sì, è lui. E così tante altre cose. Ad esempio, questi sono preparatori a quel quadro là. Questa incisione è quel quadro là. Vedi il particolare di quella incisione là? Sì. Questo è stato il lavoro che ha fatto come esami da incisione. In 4 ore ha fatto quest'opera qua. Straordinaria. Si vede appunto, ad esempio, questo è la riproduzione di quell'acquerello là, cioè anche ingrandite, vengono stupefacenti. Quello è il suo autoritratto. Coglieva
immediatamente l'espressione, l'animo di quella persona, una cosa straordinaria come facesse, io solo lo so. Le farò vedere un quadro dove ci sono schematizzati degli uccellini, e lei prima di far quello si studiava gli uccellini per poter poi sintetizzare, schematizzare quello che è. Quello è uno dei primi lavori che incominciava, diciamo, verso l'astratto. Da un paesaggio lei ne traeva così. E poi dopo questi qui invece sono del tutto astratti, inventati, ecco, diciamo. Cioè, come è avvenuto il passaggio da figurativo tutto all'astratto, graduale? A un certo punto dice, non mi interessano più le persone. Ok. Tutta un'evoluzione, c'è stata una grossa evoluzione delle cose. Che di quadri, cioè tutte queste piene di quadri, lì è pieno di quadri, là è... Quanti sono più o meno? Lei ne ha fatti 165, io ne ho 110, 120. Io personalmente ne ho vendute due e mi sono pentito. Ci sono tanti acquerelli con le montagne, tanti disegni con le montagne. Ho fatto delle opere a collage, no? Con delle striscioline di carta velina. Per esempio, vede tutti i disegnini, preparatori, studi. Questo preparatorio per quell'acquerello che c'è di là. Questi preparatori per certi acquerelli, ad esempio questo, venga a vedere. Guarda questo che bellissimo. Qui io sto raccogliendo gli acquerelli, quelli che non sono esposti. Questo qui è l'incisione, c'è l'incisione di là, e questi anche per lo studio degli alberi. Quando ancora facevo l'accademia, dei disegni delle figure umane, quindi che hanno dato luogo anche alle statue. Alle statue. Disegni grandi. Un percorso bello variegato, anche molto, il fatto che abbia cambiato molto, le tecniche. Molto. Ma credo che negli ultimi tempi rimuginasse molto il suo passato travagliato dal punto di vista dell'abbandono della scultura. Gli oli ci sono tutti, mentre disegni e cose non sono tutti. Mentre l'altro è critico, e quindi inizialmente ho messo un po' di figure, no? Che rappresentano un po' tutto il lavoro. E poi ci sono le opere critiche, ecco. C'è Mantovani che ha fatto questo e via di seguito. Poi c'è le opere su carta. Valeria aveva un sacco di opere di acquerelli, di seghi, tutti messi. Ce ne trovate dappertutto. Quello è il disordine dell'artista. Sì. Anche se lei era molto inquadrata, molto ordinata mentalmente, però poi tutte le robe faceva e poi metteva lì. La Cusino
ha preso tutte queste opere e ha cominciato a cercare di catalogarle ed è riuscita a gli acquerelli farne una decina di gruppi. Ha catalogato, ha fatto le varie categorie, raccogliendole le varie categorie dei disegni, alberi, eccetera, no? E così nature morte, e così per gli acquerelli, per l'incisione ha raccolto anche vari soggetti, e così anche per gli acquerelli. Ci ha messo 2 anni. Aveva questa stanza con tutti i mucchietti, è stata molto molto brava. Sì, non è facile, anche per il, secondo me, rispettare, certo, l'artista e il suo lavoro. Rispettare, certo, certo. È stata molto seria, molto, molto... valeriaciotti.art.